Abbiamo detto al presidente Saf che lui ha l'obbligo di comunicare immediatamente via telefono ai sindaci. State autorevolissime nazionali. Dimenticare i partiti, la politica, una comunità unita, un territorio. Allora, io credo che in questi ultimi giorni ci sia stata una novità. La nostra protesta non finirà qui. Diceva bene Vincenzo Solcarelli. Non funziona. Questo ferro vecchio, come dice l'amico Fabrizio, va messo in regola e a posto. Non che portano 400 tonnellate di fuori da Roma, Roma, Fiumicino e Città del Vaticano. Questo territorio ha pagato già abbondantemente il proprio prezzo allo smaltimento dei rifiuti, al progresso e alla civiltà. Riteniamo che questo impianto non sia in grado né di smaltire e di trattare in modo corretto e civile i rifiuti che produciamo qui in provincia di Frosinone, tantomeno può essere in grado di smaltire e di trattare i rifiuti che provengono dalla capitale. Tutto questo è un oltraggio, è un'offesa al nostro territorio, però le due domande che oggi mi pongo sono: chi e perché è stata autorizzata sulla carta questa capacità di trattamento dell'impianto SAF di Colfelice e chi ha autorizzato il quarto invaso della discarica di Cerreto a Roccasecca? Tutto questo mi auguro che venga chiarito dalla magistratura. E come adesso i NOE andranno a verificare se l'impianto SAF di Colfelice è in grado di trattare tutti questi rifiuti, 430 tonnellate al giorno, mi auguro anche che la magistratura, i NOE, i carabinieri vadano a fare anche altre verifiche di carattere amministrativo su queste autorizzazioni cartacee. Tutte le istituzioni a prendere una posizione forte, a cominciare dagli stessi sindaci dei 91 comuni, a essere compatti e uniti per dire fortemente no a quello che probabilmente sarà l'ennesima distruzione del nostro territorio, perché capite bene, venire qui, portare qui nelle nostre zone 400 tonnellate di rifiuti del Vaticano, di Ciampino, della capitale, significa degradare ulteriormente il nostro territorio, già troppo degradato negli ultimi anni. Diciamo no, basta e con forza, no ai rifiuti di Roma, no al pensiero di un ministro tecnico come quello di Clini, che tra un mese non sarà più un ministro e che sta decidendo sulle spalle della povera gente, e purtroppo questo sistema politico oggi è l'ennesima dimostrazione che non risponde a quelle che sono i contesti e le necessità, le vertenze dei cittadini. Basta, 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 no, diciamo fortemente no ai rifiuti da Roma. Solo la salute pretendiamo, il diritto ai nostri figli. Sono cose che vanno programmate, appassano, sono anni che stiamo facendo una battaglia per verificare se ci sono stati rapporti tra pubblica amministrazione e Camorra. Io a settembre scorso sono stato alla DIA di Napoli e ho presentato un'ulteriore denuncia per verificare queste cose, però i passi che si fanno sono pochi. Sono pochi perché in questa provincia, già dal lontano 1989, se andate a vedere gli atti del Tribunale, c'è stato un patto scellerato tra Camorra e P2, gestita dall'allora Licio Gelli, che stava a Frosinone. In questo patto si diceva che la Camorra si prendeva tutti i rifiuti del nord, già li faceva da garante, e il territorio praticamente non opponeva alcuna resistenza, perché parte degli introiti illegittimi e illegali andavano anche ai partiti politici. Quindi diciamo, non dobbiamo fare di tutta l'erba un fascio, però se qui le cose non si muovono è perché la mafia sta anche dentro le istituzioni, non solo nei partiti politici e non solo nelle istituzioni dei partiti. Noi dobbiamo cominciare a fare pulizia piano piano all'interno dei nostri comuni, all'interno dell'ASL, all'interno delle prefetture, all'interno degli istituti di sorveglianza, perché se non sappiamo con chi abbiamo a che fare e se non andiamo a rivedere le carte, a tirare le carte fuori dei caschetti, la nostra battaglia sarà una battaglia persa. Noi già questa mattina è stata una grande mobilitazione delle istituzioni presenti sul territorio, una mobilitazione di tutte le amministrazioni comunali, in testa tutti i sindaci con la fascia. Questo è un fatto importante perché è il governo del territorio che sta prendendo delle posizioni estremamente importanti di diniego a questa cosa che si sta perpetrando nei prossimi giorni.
È vero che il ministro Crini è rimasto delle sue posizioni, è vero anche che dal punto di vista tecnico aspetterà le risultanze del NOE. Noi dal punto di vista nostro, le forze politiche della provincia di Frosinone, e quindi non solamente i sindaci ma anche tutti i parlamentari, tutte le persone che vorranno condividere insieme a noi, insieme ai comitati, insieme a tutti i cittadini, è un discorso di dignità, di civiltà di un popolo. Noi dobbiamo dire no, perché la provincia di Frosinone debba guardare avanti nel suo progresso economico e sociale. Dell'istituto professionale d'Arpino abbiamo portato questi ragazzi a fare un'esercitazione sul campo, quindi è un'esercitazione della scuola. Serve per i rilievi, per l'impatto ambientale su inquinamenti chimici, faremo i prelievi del suolo e poi i prelievi dell'acqua. Noi non è che sappiamo se ci sia o meno da rilevare qualcosa, semplicemente noi, considerato questo momento in cui si discute tanto su questo problema, considerato che i nostri ragazzi saranno formati per lavorare anche in questo settore, utilizziamo questo momento per fare un controllo oggi, sostanzialmente a monte, e poi successivamente a valle, nel senso dopo un po' di giorni quanto ci sarà. Se arriveranno questi camion, vedremo se ci saranno delle variazioni, e quindi servirà e dal punto di vista di esercitazione per i ragazzi e dal punto di vista anche conoscitivo in generale, per vedere quali livelli sono variati in questo periodo, insomma, se c'è una forma di inquinamento ulteriore, se non c'è, staremo a vedere. Facciamo anche ad altre parti come esercitazione per la scuola, per i laboratori. All'interno di questo strumento c'è questa piastra dove c'è un terreno di coltura. Su questo terreno di coltura lo strumento ci inietta i microrganismi che sono nell'aria, dopo si porta in laboratorio, si mette nel termostato e dopo 24-48 ore sappiamo preciso i batteri che sono nell'ambiente. La nostra posizione, che è quella di sempre, che Antonio Salvati ha sintetizzato da più giorni, né un chilo, né un giorno, né un euro, nel senso che non vogliamo assolutamente i rifiuti di Roma, e Cesare Fardelli lo sa bene. Siamo in attesa adesso di conoscere le decisioni del NOE per quanto riguarda il possibile trattamento dei rifiuti, ma intanto abbiamo rilevato qui nei pressi dell'ingresso dell'impianto uno scavo che a noi Comune di Colfelice non risulta autorizzato. Potrebbe essere, secondo quanto Cesare Fardelli ha riferito, lo scavo per un parcheggio ulteriore. Noi riteniamo che possa essere invece anche un sito di una seconda pesa destinata appunto ad accogliere i camion dei rifiuti di Roma. Vorrei scongiurare questo rischio, mi auguro che non sia così, e comunque questo stesso scavo avrebbe avuto bisogno di un'autorizzazione, sia pure sotto la forma di scia, vale a dire un'autorizzazione più semplice e più rapida.